Leonardo arriva il 20 di giugno e parte il 30 di luglio del 1509. Nel frattempo fa i rilievi di questa zona e vede per la prima volta il Ponte Buriano. Leonardo, si può dire, torna a Ponte Buriano. Grazie al Carnevale dei Figli di Bocco, con le sue splendide maschere cucite e ricamate dalle sarte che si sono fatte conoscere ormai in tutta Italia. Così si apriranno le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, il tutto durante una cerimonia simbolica che si terrà il 16 e il 23 febbraio a Ponte Buriano, con la partecipazione anche del sindaco di Arezzo Ghinelli e della presidente della provincia Silvia Chiassai. Un omaggio a Leonardo, che disegnò il ponte nella carta della Valdichiana e nel famoso sfondo della Gioconda. Il ponte a Buriano che lo colpisce perché era un sistema di costruzione che non aveva mai visto, con gli archi ribassati, a centro ribassato, per trasmettere meglio le forze ai lati, e lui a questo punto lo ritrae, perché si potrebbe chiamare anche il primo fotografo della storia, e lo mette in quel quadro che di lì a poco comincerà e che è la Gioconda. È la Gioconda, il quadro più famoso del mondo. Leonardo non è mai andato via da Ponte Buriano. Leonardo ovviamente verrà fatto conoscere di più, ancora di più, anche se ormai Ponte Buriano, Arezzo, è andato nel mondo proprio grazie a Leonardo. Abbiamo accolto con grande gioia l'idea dei Figli di Bocco di venire giù a far visita e a far valorizzare ancora di più le zone che abbiamo qui fra Castino Fibocchi e Arezzo, e quindi li ringraziamo di cuore e siamo lì vigili, prontissimi a riceverli con tutto il cuore.